anni ha? Troppi. La vecchiaccia ancora in vita. Signori, siamo arrivati rapidamente a 67 milioni, eh? Tipo operazione, sì. Scoprono come conigli. Abbiamo anche un buon tenore di vita, devo dire. Sì, veramente, fine economista. Fino a poco fa era colpa nostra, adesso è il merito suo. Beh, la cultura pure meriti era bassissima. Sono meriti miei, le colpe sono colpe certo. Abbiamo il PIL pro capite a un vernizzino e 20 cent. Mamma mia. Buono. Potentissimo. Se no, un vernizzino e 20 di ding-dong. Secondo me a PIL pro capite siamo più alti della Baviera. Sai che non lo so. No. 0,02. Ma si vede che c'hanno meno popolazione allora adesso. Sì, c'hanno meno popolazione. Attenzione, abbiamo superato pure la popolazione. Fanno meno popolazione. Elezione. Ha vinto la destra. Ha vinto la destra. Ha vinto la destra, signori. E questo è un cazzo come un panino all'olio. Da 59? No, ecco, questa è troppo basso, no? Tenere un governo almeno accettato, altrimenti casino. Vai. Bello il furgone, filato nel vecchi metodi. Il popolo non ha voluto dare fiducia alle sinistre. Dopo un 100%. Dopo un plebiscito alle prime elezioni. Il popolo urla elezioni comprate, ma palesemente i poteri forti questi, ma quantomeno i poteri meti. Tra l'altro non è ancora nerfato quel cazzo di pretaccidi. Come fai? Sono nerfati i pretacci. No, i devoti sono aumentati. Ora sono al governo col 25%. La Madonna, capite che proprio la parola di Dio nell'orecchio. Hanno preso un boost nell'ultimo. Sarà stato per via dagli alcol. Loro nella ragazzi, imbecilli, lo tolgono. Sono gli unici che hanno dato sull'alcol che lo usano per la messa. Cioè, ma ti rendi conto che siamo con 41 convogli? 41.000 convogli. Ma che cavolo ce ne facciamo? Scusami. E non che sei. Lei li mandi in giro. Si devi per il Sapphire. No, dai, incredibile. Questo è colpa di quel re di merda. Questo è colpa di quel re di merda. Mi sembra di sì. Cioè, meno 5% di provocazione non me lo accollo. Non possiamo assassinarlo. Veramente, adesso divento per il presidenzialismo anche io, cazzo. Ah, finalmente. Venga sul presidenzialismo, ole. E adesso? Guerra civile, ole. Mannati. Come non li hai nerfati quando dovevi, eh? Non ci si può arrivare, ci si deve arrivare gradualmente. Non ci si può arrivare così de botto. Se fai adesso potenzia gli altri gruppi, Verni. Quali altri gruppi? Quelli all'opposizione. Industriali, intellettuali. Allora invece togli la legge, non passa. Ma perché li stai sopprimendo? Così, esatto. Io proverò anche il turno degli altri. Gli proviamo a dare un altro giro di boa. Se non pare, se non succede il cazzo, la dovremmo togliere. Che dobbiamo fare? Il popolo vuole il tenore di vita più alto. Signor Lolang, però se ci invadono, poi se il nostro tenore di vita fa gola agli altri, poi la vedo dura. Li aspetteremo coi calici alzati. Stile Leonardo. Prego, venite a prendervi il nostro tenore di vita. Li corrompiamo con le tartine, si stanno lì a
al banchetto. Oh, di... guarda che bello quanto stiamo costruendo bene. Andiamo a vedere quanto stiamo costruendo bene. Andiamo a vedere anche cosa fanno i privati, va. C'è andare avanti, non si preoccupa. Oh, oh, guarda i privati, guarda i privati, guarda i privati. Fattoria di mais. Utensili alle Baleari sono proprio... Utensili da Algeri. Vogliono diventare proprio un prodotto tipico locale. Banana marac, cash. Le pinze dei Baleari sono una cosa spaziale proprio. Ah, guarda lì, il tè alle Hawaii. Famoso. Sono nostre le Hawaii. Quanto pare. Da quando? Ah, è vero, l'avevamo comprato e l'avevamo... È vero. Bellissimo. Comprate. Bellissimo. Senti, che impero è però. Che impero. Picchi preventivamente il giapponese, perché vorrei che poi su questo verso fare ci fa degli scherzi brutti con le sue alle uova. Ma il giapponese è picchiato da solo, così. C'è il coreano che sta... No, non è il coreano. È il Joseon. Joseon. Joseon che si è appropriato della bandiera coreana ma non vuole essere chiamato coreano, ma ha picchiato il Ming. O che il bello Ming? Il Kashmir, che c'è ancora il Kashmir. Beh, c'è anche il Rajputana. No, dov'era? Ecco. Quello di Rajputana. Con... con la Rajputana. Notava il capo di stato era sputanona, però guarda. Beh, ho costruito un nuovo movimento politico che vuole la legge di ripristino. Niente, al diavolo, basta, no, basta, lascia perdere, non passo la torre. Più ce lo puoi passare. Sta portando solo nemici, malus. Dobbiamo muoverci in altra direzione. Siamo bloccati. Ah, che bello avere Devo solo peggiorare. Che bello avere i rurali nel governo, eh? No, ovviamente no. Il popolo nel governo. No, ce l'abbiamo. Con i rurali al governo non possiamo fare un cazzo di nulla. No, guarda, piuttosto. Puoi solo tornare al Medioevo. Piuttosto, guarda, così. Perché cioè, devoto, è intollerabile. Vabbè, non è che qua puoi fare molto altro. Lo so, però quelli sono peggio. Quelli sono il peggio del peggio. Cazzo di contadino. Allora. Benissimo. Madonna. Vabbè, andiamo avanti con le ricerche. Dai. Dobbiamo sperare che rivincano le elezioni... Che rivincano le elezioni il Partito Libero Scambio e il Partito delle Sinistre. Tra quanto sono le elezioni? Fra 6 mesi. Dovremmo pensare anche magari di aumentare il voto per ricchezza, non sarebbe male a questo punto. Chi è ricco sa cosa è meglio per il popolo. Carta d'identità. Società per azioni. Quindi. Ah, questo è il sogno erotico di Verni. Il sogno erotico di Verni, esatto. Incomincia a fare SPA come se non ci fosse domani. Sì, no. Tutte. Infatti dopo che esce quello, secondo me si fanno altri partiti, si formano diversi. Il PSI. Bisogna effettivamente vedere quella parte, come diceva Alker, della... Esce fuori di Forza Mediterranea. L'Inghilterra ci ha fatto l'embargo. E noi ricambiamo con... E fai di l'embargo pure a lui. Come te, Franca? Esce fuori Ilvio con Forza Mediterranea. No, non è vero. Adesso non è vero, me ne frega. Fatto fai embargo. Fagliene due, così è do più stretto. Embargo là, al centro. Va fa culo. Chi ha fatto l'embargo, scusa, non l'ho visto. Inglese. Ha fatto del culo. Signori, gli intellettuali hanno appena attivato propagandisti, eh? Questo è ottimo. Perché? Sono arrabbiati? No. Sono hanno contenti. Attivato propagandismo, ci dà il megafono. Ci dà attrazione migratoria più 25%. Sì.
Alcune mie bene, ma non è vero niente. Uno ha migrato a Suez per il canale. Ho ancora sono 1000 su 5000. Stanno finendo i carboni. Oh, finalmente bisognerà a Suez, bisogna nel Sinai, bisogna un po' industrializzarlo, cioè nel senso fare un po' di fabbriche di mobili, di vestiti, che incominciano un po' di industrializzazione, perché sennò c'è un centro urbano a livello 1, vivono nelle baracche. Il centro urbano è il canale. Esatto, esatto. Vivono tutti intorno al canale. Cioè, casa del pesce. Faccia lei. Ci ho visto gente farci le abluzioni mattutine nel canale. Abluzioni. Vediamo quanto è costato sto cesso. È bello. L'abluzione mi è cioè, 385 su 384 di costruzione. Madonna. Costruiamo di più di quello che potremmo. Esatto. Ci sono i cani bergamaschi. Beh, abbiamo dato un sacco di posti di lavoro. Come siamo messi a disoccupazione? Prima eravamo messi un milione. No, aumenta, ma è perché aumenta la popolazione. L'unica è aumentano anche gli incazzati, non è che perché vanno a andare a lavoro. Esatto. In Egitto poi soprattutto. I radicali più alti sono del quale gruppo di interesse? Il Super HD su disco. Rurale. Super HD. Sì, esatto. Rurale, rurale. I rurali. Sì. Nerfiamoli male, nerfialo, nerfalo. Ah, bravo, adesso sono fuori dal governo, Verni. Nerfali male questi pezzi di fango. Piuttosto togli, togli il boost a qualcuno lì. Togli agli intellettuali, oh, sì, o uno o l'altro. Che cosa? Sopprimere, sopprimere. Okay. Questo. Questo. Lo aspettava da tutto il tempo. Sì. Non vedeva l'ora di fare un'economia moderna. Sì, sì. Vabbè, l'avresti fatta a prescindere, forse c'era una cosa più importante. Poi ricerchiamo anche... È inutile fa sì. Ricerchiamo anche un pochino d'esercito, giusto per non andare in guerra con... vada col tempo. Si non fa che le conviene utilizzare subito, però non l'ha fatto. Ma non so cosa vettare, Remi ha qualcosa da consigliarmi. Stia fermo. Il carbone è finito. Fermo. La produzione di carbone è finita. Madonna mia, meno 256.000 K, è pronto? Ma la mia riforma che fine ha fatto? Ha fatto una fabbrica? È appena finita. Ah. La riforma backfield. Tutte questa è impegnativa come cosa. È impegnativa, c'è il problema che ci abbiamo il vetro che schizza alle stelle. Il ferro diminuisce, però abbiamo esplosivi che schizzano le stelle e soprattutto l'acciaio. Non abbiamo un tosto acciaio, avremo quattro acciaierie in croce. No, stia calmo. Acciaierie in croce è un paio di coglioni. Ne abbiamo 19. Sì, dobbiamo aumentare le acciaierie. Sì, ma busti là che abbiamo i... Guarda, per questa roba sarei anche disposto ad aumentare le tasse. Il becco Bunsen, no, ma busti la produzione. Ci abbiamo dei miglioramenti da fare. Ci abbiamo le valvole a pressione. Popolo, i vestiti, l'alcol, le ciparine, le cibarie. Guarda, anche popolo degli utensili, della carta, dell'acciaieria, quelli là. Ah, qui siamo. Ah, ma questo è per ridurre la popolazione. L'occupazione, non l'efficienza. Ah, ok, questa è la caldaia. Non aumenta l'efficienza la caldaia d'acqua? No, è solo il primo. Ok, okay, perfetto. Il secondo sostituisci manodopera con sì, utensili sì. E compagnia. Il popolo chiede. Il popolo chiede che Vernizzi pensi al popolo. Vestiti, alcol, cibo. Ci sto pensando. Di banzo. E fa il problema è che ci stai pensando e basta, non lo stai facendo. No, sta facendo, stanno 8 fabbriche, 17 fabbriche di cibo in costruzione. Ah, stiamo andando per il bilancio. Oh. Cosa è successo? No. Questi sono i devoti. Vogliono rafforzare i legami. Questo, ma fa culo. Certo.
No. Il nostro popolo è prima di tutto mediterraneo. Poi, se siamo cattolici, tanto meglio. Una pura casualità. Io lo sapevo che dovevamo fondare una nostra religione su Crusader Kings, io lo sapevo. E non ce l'abbiamo fatta. I Vernizzonici. Esatto. La chiesa di Vernizzi. Siamo cristiani, però per noi Cristo si chiama Vernizzi. Esatto. Sono il tuo egocentrismo. Il centro delle parole della Bibbia è stata cambiata ed è stato messo Vernizzi. Esatto. Fine economista. Fine economista. Il nome del padre. Il nome della moneta, della valutazione, del fine economico. Del Vernizzino. Signor Vernizzi. Achievement blasfemia raggiunta. Dobbiamo intervenire nello scenario geopolitico del pianeta. Guerra all'Italia. Ah, finalmente. Non alle Anicea? La Nicea mi sembrava che ci avesse roba un po' più... È più forte? L'Italia ci tiriamo dentro la Gran Bretagna, giusto? Sì. La Nicea ci tiriamo dentro il Canato. Sì. Allora, sì. La Gran Bretagna è sicuro, ma è facile che venga anche questo stronzo, anche questo stronzo, anche questo stronzo, e anche questi stronzi qua. Perché dovrebbero venire? E Nicea invece? Dai, tutti adesso, dai, guerra mondiale, vai Vernizzi. Sì, ma tieni conto di noi, sì. Quello è il problema. Sì, pure in Nicea. Possiamo tentarlo, poi se vediamo che butta male. Diciamo, ci siamo sbagliati. Allora, giochi diplomatici, apertura del mercato. No. Apertura del mercato? Trasforma uno stato fantoccio. Italia. Come fai a trasformare? Il Messico potrebbe schierarsi con noi. Che culo. No, i Ming potrebbe. L'Italia è la Gran Bretagna. Noi siamo Lotringe e Piro. Il Messico. Dovrebbero essere neutrali. 117 di infame. Ma scusa, l'Epiro che c'è. Madonna, quanto? No. 32 a causa della popolazione del Berserk. Cancella. Cioè 130. Invece sulla Nicea cosa accade se voi invece no non trasforma in un fattoccio la Nicea, conquista lo stato. Non posso, non si può perché e abbiamo le relazioni troppo alte. Ah, non puoi fare colpi gobbi qua. E se fai conquista Italia? Fai conquista Italia che prima avevi fatto. No, conquista Italia hai cliccato apertura. No, scusami. Conquista e puoi conquistare solo un territorio. Esatto. E vabbè, facciamo un territorio per voi. E la Madonna. Ci darebbe quanto infamia? 30. 30. 30 di infamia. Minchia, ma 117 se li pappettizzi. Puttana Eva. Faccio apertura del mercato. No, non prendi infamia, ma non cambia la sega. A fare una guerra non... peggioriamo la situazione. No, mi dà proprio conforto avere questo Epiro con zero truppe regolari. No, al limite possiamo incominciare a indebolire e ci prendiamo il Piemonte. Prendi per ma no. Cioè ci prendiamo un sacco di infamia per prenderci un pezzettino. No, beh, 30 di infamia non è tanto. Cioè 30 di infamia ma non invece diventa... sì, è tanto. Perché diventi no. Con 30 di infamia diventi già... buonasera, voi voti. Buonasera. Ha detto basta cattivo. Che non supero 85. Ha detto basta che non supero 85. Ma sì, no, 30 è accettabile anche perché poi la passiamo. Ha detto puoi prendere pure Piemonte e Lombardia. Però. Sì, forse la Lombardia è quello che possiamo prendere per primo. Perché non prendiamo il Trentino per primo? No, perché non serve niente. Lasciarli divisi. Bestia. Vai, conferma. Veto su conferma. Tanto lo devo usare prima o poi vedo. 23:59, cazzo. Aggiungi obiettivo, bravo, clicca ancora su... Questo è uno stato. Uno stato. Ecco. Lì. Devi scegliere... Venezia.
Artia italiano. Artia. Piemonte, Lombardia. Va bene, dai. Basta. Trentino dopo. Per dare il tempo. La Francia, vuole schierarsi con l'Italia. Messico si tira fuori. Pezzi di merda. Pezzi di merda. Messico ci verrebbe. Allora. Mobilitiamo. Questi 7 ne fa tancata l'inglese. Prepari tutto, ti ricordi pure dell'Africa. Che qua non c'è un esperimento in Africa. In realtà acquisti 15. Questo? Ah, la lotaringia. Ma non ci possiamo andare. Vabbè, ci penseranno loro. Andiamo qua, sicuramente è stato più caldo. Questi 5 li mandiamo. Sebastiano Gio. Ma da quanti confini? Sì. Un disastro totale. Ci saranno sicuramente pure in Indonesia. Sì, vabbè, per la... Vabbè, ma tanto a me ci interessa l'Italia, dopo appena prendiamo quella... Vabbè, bisogna fare i punti, tra virgolette. Sì, dobbiamo per forza. Li organizzi per quelli che possiamo, quelli massimi, clicchi su unità? Nel menu, clicchi su unità. Okay. 71 a Formosa, diciamo. Formosa. Cinesi, egiziani, campani, siciliani, e missuriani. Anche pure l'inglese. Basta. Paralizzata di nuovo la costruzione. Vabbè, l'importante è prendere Lombardia e Piemonte, che sono gli obiettivi. Il Brasile adesso da amichevole antagonista. E la situazione com'è? Gli altri sono rimasti neutrali? Vediamo, al momento sì. Se il Brasile, se la Francia entra, tiriamo dentro anche il Brasile. Brasile. Il Brasile, scusate. Ma l'importante è che la Baviera non fa un cazzo. Per un'obbligazione il Messico ci viene. La Lotaringia invece è già in guerra? Sì, c'è alleata. Perfetto. Costretta. Non ci viene. No, ci verrebbero... Quello chi è? Grau Parà? I romagnoli brasiliani che stanno con Piadina e Mojito. Cosa devo fare? Faccio andare avanti il tempo, almeno capiamo chi si schiera in questa guerra. Vediamo se la Francia ci entra. E la Francia al momento, in realtà l'esercito francese è messo maluccio, Il Messico ci viene. Il Messico è venuto la Francia. Ma l'ha invitato lei il Messico? Sì, l'ho invitato io. Ma perché l'ha fatto? Perché sapevo già che sarebbero entrati anche i francesi. No. Se si mette... Vabbè, ma guarda, cosa cambia? 99% dei casi quando si mettono qua è perché poi dopo ci vanno. Aspettano soltanto che gli fanno l'offerta. È per poter dire sì, sono interessato, se mi dai qualcosa. No, ma fai andare il tempo. Sto ragionando sul da farsi, perché i francesi è un bel pipo nel sedere. No, ci pensano i lotaringi. Sì, ci pensano i lotaringi. Guarda che non è messo bene l'esercito francese, era 0 di esercito professionale e 125 di coscritti. È messo meglio l'esercito lotaringese. Oh, ma mi fai vedere. Ma se lei clicca cose a caso. No, 152, quello professionale. Nel coso di guerra dava 0. Perché non era mobilitato. Dai. Saranno botte da orbi. Che prendono i denti. Cioè, questo qui è proprio il gioco in cui mi fido di meno far guerra in assoluto. Tocca fare ste guerre da pirla. E portiamo più contadini possibili.
almeno sono utile a qualcosa. Non altro che fare danni al governo. Dalla Cina lo facciamo arrivare a combattere in Piemonte, lui grandissimo. Ho un'opzione, mi aspettano a casa. Sei imbarcato. Io mobiliterei la qualunque in questo momento. Mobilita un altro po' di persone. Comunque al momento siamo in vantaggio, 387 contro 299. Vabbè, mobilita sì. Tutti gli italiani. Ah basta, vai, vai. Puoi mobilitare anche dopo pian piano. I sardi e i corsi. Come si sente l'italiano? È spavaldo o... Sono tutti dalla Lotaringia, mi sa. Perché vedo preoccupato. Meno preoccupato. E fa bene. Preoccupato. Poi raggiungiamo l'infamia a Cannolo. Sì, lo obbligo ad aprire i mercati. Puoi mettere riparazioni di guerra alla Francia. Bravo. Impara a farsi i cazzi suoi. Bravo. Bravo, sono d'accordo. Tutti e tre. Vaffanculo. Si divido il debito. Quando la romana, ognuno paga per sé. Vedremo chi i lingotti di stagno. Vedremo chi li pagherà queste riparazioni di guerra alla fine della fiera. Vai, vai col tempo, la guerra! La guerra! Da Rinja stanno in una situazione brutta. Perché noi possiamo invitare qualcun altro? Il Gran Paraoli, chiamati. E di altri alleati. Meglio di no, forse. 0-17. Porta che meglio che niente. Porta i parenti. Niente, porta pure dentro il Gran Para. Farà lo sbarco i romagnoli decisivo. Brasiliani, così. Ti dico che farò lo sbarco decisivo, farò. Questo intanto la Lotaringia ha messo la Francia come rivale, eh? Qua stiamo disegnando i destini d'Europa. Oh, erano più di 100 anni che non c'era una guerra in Europa. No, non è vero, era una sessantina, però la Belle Époque è finita. Oh. Aumenti lo stipendio ai militari che adesso serve. Esatto. Ma adesso se hanno soldi, hanno troppi soldi, dicono ma io non voglio morire, adesso ci sono i soldi. No il cazzo serve. Dagli delle monete in più, dei venezi d'oro in più per ogni nemico ucciso, vedi come si pompano. Stiamo preparando, ragazzi. È arrivato il momento. Ma mi sa che lo faremo la prossima volta, eh? Vabbè, che è un infame, però. Volete fare il live l'over? Vediamo. Più avanti, dai. Voglio iniziarla sta guerra. Ma lascia andare. Non insieme mai, se è sempre in pausa, comunque. Vabbè, cerca un attimo di calcolare. Siamo in superiorità numerica. Quindi un botto, tra l'altro. La qualità dell'esercito è la differenza. E noi non abbiamo sviluppato moltissimo l'esercito. Sì, portava un po' di forze armate davanti. Un picchiavolo diventa illegale. Servono fucili esplosivi, dicevo là, in effetti, sì. E fabbriche di munizioni da un po'. Ah, sì. Eccola. È arrivato il momento. Lotaringia le prenderà lì sopra. Lotaringia è in grosse difficoltà. Sì. Ma che cappello c'ha quello? Madonna, che battaglie.
Abbiamo un esercito simile. Forza Mediterranea. Sono in difesa, quindi sono più forti, però veniamo duro, veniamo duro. Usami di me, devo entrare. Iniziate, ragazzi, iniziate. Un leoncino per portafortuna. È pure il fango, magari. Non mi mimetizzati nel fango, quello. Preoccupi, strada in salita, bisogna solo prendere i territori. Sì, esatto, una volta che prendi i territori che ti interessano, basta, finito. Allora, quanto si sono fatti male? Scorso. DLS per tutti. Mancano solo questi qua. Sono pure trincerati questi qui. Mamma mia. E mamma mia anche dalla nostra parte. C'è uno scambio di diritto. Sì, dai, qui facciamo finta di aver capito. Ah, ora lì la Spagna. Qui Spagna è prendo, no? Sacchettati. No, tranquillo. Dissidente in te. Guarda, ma sono prime conquiste in terre d'Italia. Qui apertiamo perché fanno battaglie stupide. Perché abbiamo un attacco più basso della loro difesa. Sì, vabbè, però siamo in 440 contro 100. Ci andiamo a un numero pari. Questa è proprio. Vabbè, se andiamo in sassi. Non voglio neanche provare a capirla, questa roba. Guarda che abbiamo riconquistato. Guarda che abbiamo riconquistato. Come viaggiano. Abbiamo occupato tutto. Il popolo è 98, sì, ma basta che li promuove i generali per in Italia non c'è il massimo mobilità, c'era lì. Ah, questo è di Backfield, era di un moderato. Grandissimo. Desca merda si chiama. No, che butto no. Ma no, non buttarli strappici, sì, tanto sì. Ce li andiamo a super. Buttali in Lotaringia su. Ma vanno solo a morire lì. Ma no, dobbiamo prendere il territorio che ci serve. Li butti in difesa e l'ha messi in attacco, va bene. Ma non cambia niente, anzi, meglio andare in attacco che magari fai magari conquisti del territorio. Difesa. Questa battaglia, oddio, guarda che loro c'hanno il morale a terra, Loro c'hanno il morale molto messo peggio del nostro. Siamo... Attenzione che potrebbe esserci ribaltone. No. 100 contro 2000, ma... Aspetta. Sì, aspettare, ce ne sarà un'altra. Ancora questo. Oh, queste sono le battaglie che ci piacciono. È nervoso. Queste sono le battaglie che ci piacciono. Pure in attacco siamo meno della loro difesa. Signor Lolang ci consiglia uno spazio magico nel sud della Francia come diversivo. Sai che non è una cattiva idea. Non è una cattiva idea. Non ci sarà nessuno. Non è per niente una cattiva idea. Prenda il generale che sta in Africa a combattere contro il deserto. No, ci sono gli sparchi qua? Ha detto che si può portare quelli che hai vinto in Iberia. Anche. Esatto. Non pensavo ci fossero gli sparchi qui. Invasione navale. Ah, bella meccanica. Chi è adesso? Guarda, c'è Corradino della Rovere che è fermo, che c'è la Clissigra. E dopo anche Oronzio delle... Bravo. Mandi Corradino. Oronzio e Corradino. Corradino. Ragazzi, tutto è nelle mani di Corradino.
Corri, corradino. Vediamo, vediamo. Intanto si combatte l'Italia. Signori, questa è una grande, questa è una grande battaglia. La battaglia per Brescia. Mamma mia, qua li stiamo picchiando. Eh sì, c'è. In Africa stiamo vincendo. C'è l'uomo nero, stanno combattendo contro l'uomo nero. L'ombra. Ma al nord abbiamo mandato i nostri. Stiamo ribaltando. Noi qui. Ma li lasci in difesa. Finiremo indebitati fino al collo. Non fa niente, non fa niente. Ci riprenderemo. Tanto le spese di guerra le paga la Francia, l'Inghilterra, l'Italia. Ah sì. Sì. Guarda come è del Pillo con la guerra, guarda. Li sveniamo, così. Dai, però! Ma sta per partire lo sbarco, sono 27. Okay, c'è la battaglia, iniziamo la battaglia navale. Ci credo, questi fanno i vascelli, noi stiamo con le Ironclad. Infatti, proprio liscio. Mamma mia, che massaggio. Infine investimento. Mamma abbaglio. Mia. 20 forti, loro abbagliati. Abbagliati dallo scintillio delle nostre scelte. Basta minchia, abbagliato. Lo scorreggione in faccia gli hai fatto, l'hai abbagliato. Dilaniata la marina italiana. Dilaniata. Sbarco avvenuto. Parti, sbarcati. L'Italia c'è, si nessuno. Sta portando 63 uomini. Ecco. 247, la madossa. Cosa sta succedendo? Ci mandi il generale che sta combattendo in Africa immotivatamente. Allora, no, ma Ronzo porta 9 stronzi. C'ha Gaetano di Brocca qua in Africa a combattere contro capire qual è il fronte qua. Questo, eccolo, quello da 55. Il Gaetano. Gli cambi fronte, lo piazzi là. Esatto. Ottimo. In Spagna se va ancora che rimangano lì o possono andarsene? Ma perché Ricciardi si è mosso là? Perché Ricciardi c'ha 247? L'ha tolti dal fronte italiano. Splittato le forze. Sì. Va bene. Andiamo avanti, stanno al 7%. Stanno al 7%. Stiamo vincendo la guerra. Stanno al 7%. Ma perché? Ci hanno respinti e noi lo rifacciamo. Vabbè, gli hai tolto un po' di forze dall'Italia. Attugliamento costiero. Ah, sì, scusami. È in Provenza che è più vicino, esatto. E ci mandano il chat direttamente a questo punto. Figa. Allora, sono tutti impiegati? Sì, sono tutti impiegati. Attento in Italia, perché stanno aumentando. Si stanno ricollocando questi. Stanno aumentando nel 500. Da. Botte con gli inglesi in Italia. Beh, l'importante è che abbiamo proposto. Attenzione, i francesi sono ritirati. I francesi, ciao ciao. E ci hanno loro. E ci pagano. Secondo me la. Come paga bene per il PIL. Secondo me l'Italia, se gli chiede la pace, accetta. Stanno almeno 21. Anche l'Inghilterra. Allora. Vai, clicca su tutto. Vediamo quanto serve per tutto. Per tutto. No, queste sono le riparazioni britanniche. Clicchi su tutto. Clicchi, conquistare Piemonte. Tutto così. Esatto. Non accettano. Vediamo quanto manca. Sì, leva le riparazioni di guerra francesi. No. Rimetta le riparazioni di guerra inglesi e italiane. No, quelle non le accetto. Vabbè, ma vediamo quanto manca. Non vogliamo farla finire adesso. Scenda giù. Oh. Così più 17. Se mettiamo le riparazioni di guerra inglesi, che sono quelle che secondo l'inglese me... è già contraria, di base. Meno 133. Vabbè, allora, se vogliamo possiamo chiudere la pace con l'Italia senza le riparazioni di guerra inglesi.
Ma ci siamo picchiati poco con l'inglese. Allora devo picchiare in casa. Dopo. Chiudiamo la questione qua. Francese, si banco lo fare ancora? Sì, sì, adesso sì, perché parte, adesso siamo al 38%, eh? Cioè non è che siamo messi benissimo noi, eh? Mi spiegio loro. Poi con l'inglese ci siamo picchiati bene invece. Ma ci sono poche casualità, cioè là abbiamo conquistato il... Ci stiamo menando anche qua, con l'inglese. C'è l'inglese pure qui. Mandaci un gatto in Africa contro la Lazzarli, cazzo. Sì, mandaci De Renzi. Quando è che parte sto sbarco, dai? Manda De Renzi in Africa. Più truppe c'ha, più ci mette un po' a partire. Uno. Paolo De Renzi, che c'ha uno, Già, sta già combattendo. Il Gaetano delle... Gaetano invece. C'è qualcuno qui, c'è già... No, lì ha la gar sopra. Abbiamo le rivolte di Natale. Centro. Ah no, c'è gente anche qua. Tranquilli. Dai, quanto ci vuole. Ma credo che già puoi richiedere tutto, la vita. Dai! Mamma mia, così mi spaventa. Io vai, riprova adesso, intanto almeno 60. Sì, te le dà. Senza riparazioni. No, di no, no. Perché le toglie? Perché le toglie? Un'altra guerra? Sì, certo. Sahara occidentale, orientale, mediterraneo. Ricchi conquista Piemonte. Perché le toglie? Riparazioni di guerra italiane? No, le francesi già ce l'hanno date. Ma comunque le inserisca comunque. Sì, ce le... Te le togli, cioè non te lo... No, vede. Così meno 8. Le togli le francesi, sono le francesi. Ti sta a ascoltare Alchi. Così, no, ma... così l'Italia, chiudi con l'Italia. Ma va bene così, però dai. L'inglese no. L'inglese... Ma che te frega? Meno 103, è troppo. Così riusciamo a chiudere un buon accordo di pace. Sì, tanto li dobbiamo rimenare, non è che... Non fatti. Gli schiaffi li dobbiamo dare lo stesso pure dopo. Guarda che se mettiamo l'inglese è meno 8, passa un po' di tempo e lo prendiamo. Meno 8. No, l'inglese, il francese. Ma il francese le sta pagando. No, meno 113. E la madonna, ma perché ha tolto le riparazioni di guerra italiane? Le vernizzi. Tolga l'inglese. È meno 8, secondo me. Ma l'inglese è meno 8 di base. Sì, ma un mese di guerra e chiudiamo l'accordo così. Secondo me già si arriva al meno 70, vinciamo facile. Messicani prendono schiaffi. Sì, messicani. Siamo al meno 74, proviamo a vedere se la riusciamo a chiudere così. Meno 79, vai, la chiudiamo così. Niente, no. Le vuole mettere quelle inglesi. Eccole. 26 aprile 1865. Signori. Sono andato a casa. Tutto prima preparazione di guerra britannica. È la prossima volta. La prossima volta. Problema, non si è ingordo. Sono ingordo. Va bene. Direi ottimo, che poi... vediamo subito la nuova mappa su. Guarda lì. Guardi che bello. Adesso in Italia si parla francese, non più italiano. Li abbiamo ricacciati in Provenza. Ci abbiamo ancora un sacco di gente mobilitata per via di queste due guerre di merda. Ah sì, le chiuda in fretta. Sì, tanto ci vanno in automatico. Sì, già. Lui invece è l'altra guerra là. I coscritti sono aumentati un po'. Integra non le conquiste. Non posso neanche andarci, no? Ma sì, ma ci stanno già andando, non si preoccupi, ci stanno andando automaticamente. Per integrare le conquiste, signor Benito. Dai.
incorpora. C'è incorporato. No, già ce l'abbiamo. Ripristiniamo i metodi di produzione. Molto, molto bene. Allora, però... Guarda là il PIL come è aumentato, impennato di brutto. Insomma, certo. No, qui siamo in una situazione drammatica. Abbassa le tasse dei militari, bravo. Sì, adesso sì. Accordi diplomatici. La Francia, riparazione di guerra... Scusa, ma Francia paga due volte le riparazioni di guerra. Li abbiamo inculati così con l'accordo di pace, perché loro hanno fatto un accordo separato. Poi nell'accordo totale noi abbiamo rimesso le riparazioni di guerra. Hanno firmato tutti apposta. Per quanto tempo ce le paga le riparazioni? Non lo so. Signori, però siamo fuori tempo massimo, eh? Sì, fatemi finire qua un po' di cose. No, non c'è niente da finire, signori. È troppo bello. Io non ho sonno. Pausi tutto. Signori, siamo arrivati al termine di questa live e l'abbiamo conclusa nella maniera migliore. C'era un Vernizzi titubante su questa guerra, era preoccupato. Voleva anche di più poi dopo. Ma adesso... demobilita l'esercito e ritorniamo alla grande. Signori, che dire? Chiudiamo questa puntata con un impero mediterraneo ancora più grande di come l'abbiamo lasciato, di come l'abbiamo preso all'inizio. La gloria ci attende. Imperitura. Signori, preparatevi per domani, anche domani, dopodomani. Escono. Preparatevi per domani perché escono delle cose molto sfiziose su YouTube. Signori, alla prossima. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao. Buonanotte.